Grazie a tutti, grazie all'ISPRA per l'invito, grazie al Senato per questa sala straordinaria, di straordinaria importanza, valore e bellezza, e grazie a tutti i presenti. Vorrei fare alcune considerazioni molto brevi, anche vista la tipologia di platea molto informata e qualificata. Innanzitutto, perché dal mio punto di vista, dal nostro punto di vista, sono importanti le aree urbane? Perché per chi come me si occupa di clima ed energia, nelle aree urbane abbiamo il consumo, il 75% del consumo globale energetico mondiale. Cioè il dato assume un rilievo evidente, oggettivo. Nelle aree urbane che occupano a livello globale il 2% del territorio del mondo, ci sta il 50% della popolazione del mondo e il 75% dei consumi energetici e l'80% delle emissioni di CO2. Quindi l'impegno sulle aree urbane è essenziale, direi strategico. Se risolvessimo i problemi nelle aree urbane a livello globale, a partire dal nostro paese, avremmo affrontato grandissime problematiche che non sono soltanto di emissioni di CO2. Come illustrato dal direttore dell'ISPRA nella sua esauriente rappresentazione, per noi, in aggiunta come dato negativo italiano, ci stanno abnormi problemi di insalubrità. C'è un livello di inquinamento atmosferico, i dati europei ci dicono che su gli europei esposti a inquinamento pesante atmosferico sono 3.900.000, di cui 3.700.000 stanno in pianura padana. Questi sono i numeri. Sono i dati che evidenziano il ruolo nevralgico delle aree urbane come luogo, occasione, spazi dove dover prioritariamente intervenire per affrontare problemi di insalubrità, con riflessi anche pesanti sulla salute delle persone in carne ed ossa e sulle problematiche del clima di livello internazionale. Nelle aree urbane, quindi, per esempio la direzione di cui mi occupo, che è clima ed energia, concentriamo una particolare attenzione sulle aree urbane. A partire dall'esigenza di adottare strumenti che traggano energia da fonti rinnovabili e dal problema dell'efficientamento energetico di uno dei patrimoni immobiliari, parliamo del nostro paese, tra i meno qualificati d'Europa e forse del mondo. Mediamente i nostri immobili nelle nostre aree urbane sono energivori, ovvero sia sono concepiti addirittura o quantomeno non hanno i requisiti per produrre condizioni importanti di risparmio ed efficienza energetica. Quasi tutti gli immobili in Italia, credo sappiate, sono quasi sempre di classe G, che è l'ultima ipotizzabile. Questo è lo scenario oggettivo, non è un giudizio, non è un parere, non è un'interpretazione. E su questo dobbiamo dedicare particolari attenzioni che si riflettono, come vi dicevo poc'anzi, anche sulla qualità di vita. Un esempio concreto: un palazzo energivoro consumerà più riscaldamento e quindi con i requisiti di qualità, di scarsa qualità del sistema globale. Abbiamo delle straordinarie eccezioni, ovviamente. Il sistema globale del condizionamento e riscaldamento dei nostri immobili, ci sono danni per la salute. Quindi è tutto un meccanismo che va affrontato asetticamente, senso, nella logica della neutralità tecnologica. Ovviamente nessuno di noi si sposa a una soluzione. Il problema è che questi sono i problemi da identificare. In questo momento il governo è impegnato su tre profili di assoluto rilievo per le aree urbane. In una collaborazione importante, perché è bene anche evidenziare i profili di novità positiva,
i tre ministeri che si occupano delle problematiche del clima e dell'energia stanno lavorando insieme, hanno costituito un'officina tecnica condivisa, Ministero Sviluppo Economico, Ministero Infrastrutture e Trasporti e Ministero dell'Ambiente, per con il supporto qualificatissimo organico, cioè nel senso che si lavora assieme, di ISPRA, Enea, Politecnico di Milano, GSRS. Questa è, diciamo, l'officina che sta forgiando la prima bozza di piano energia e clima che entro l'anno trasmetteremo a Bruxelles. E sono ragionevolmente ottimista per essere piuttosto sicuro che noi manterremo questo appuntamento. Ovviamente segnalo fin d'ora, per evitare discussioni, consentitemi la battuta, metafisiche, è il regolamento comunitario che prevede inizialmente la consegna di un documento di lavoro che poi va affinato lungo tutto il 2019 per essere definitivamente consegnato a fine 2019, dopo consultazioni pubbliche, consultazioni istituzionali con stakeholder qualificati. Però diciamo che in questo momento non abbiamo profili di sofferenza su questo aspetto, sebbene stiamo sperimentando un'innovazione oggettiva, cioè di un lavoro condiviso tra tre ministeri che un tempo, diciamo, aveva un rapporto vivace tra loro, non sempre cooperativo. In aggiunta a questo segnalo, ed è un capitolo importante del piano energia e clima, entro il 19 rimetteremo in piedi, assesteremo con una consultazione pubblica, perché le regioni ci hanno chiesto una valutazione ambientale strategica, il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, che non solo l'adattamento è un pezzo del piano energia e clima, ma in più l'adattamento è un pezzo nevralgico, ma in più, per far sì, afferendo gli adattamenti ai cambiamenti climatici a temi di stili di vita, è un modo per, anche con la consultazione, per farlo penetrare negli anfratti, nei luoghi, nelle istituzioni locali, territoriali, al fine di costituire un senso comune. Segnalo come elemento di interesse che qualche mese fa la Camera Internazionale della Moda di Milano ha organizzato una serie di riflessione sul tema di adattamento climatico e abbigliamento, perché ci sarà un riflesso del tema degli cambiamenti climatici sugli stili di vita dell'ordinaria vita di tutti i giorni, sul piano alimentare, sul piano proprio degli stili di vita. E questo è un secondo pezzo importante su questo aspetto, talmente per noi è nevralgico, e ringrazio veramente Bratti e La Porta che ci hanno creduto dal primo minuto, per stimolare la partecipazione, come si dice in gergo adesso di moda un po', dal basso. Disporremo di una piattaforma informatica che calerà i dati a livello del territorio per stimolarne la partecipazione. Noi abbiamo dei dati di scenari climatici al 2050 che sono quadrati di 8 km di lato, che arricchiti dai contributi delle conoscenze locali, delle regolazioni locali, potranno essere uno strumento premonitivo per chi a livello locale amministra, vuole operare una scelta di variante del piano regolatore, vuole fare dei cambiamenti territoriali. La dico così: se io prevedo di fare una litoranea lungo un luogo, lungo per una strada che magari fra 20 anni prevedo che sia a rischio di andare sott'acqua, magari è bene che ci pensi un po' su. Ed è un elemento anch'esso di riflessione, di partecipazione e di condivisione. Infine, in queste ore stiamo collaborando col MIT per chiudere il piano strategico per il trasporto pubblico locale, altro pezzo di grande interesse. In questo piano strategico è previsto un finanziamento diretto alle aree urbane, ove gli autobus che verranno comprati in cofinanziamento con quote importanti di cofinanziamento statale nelle aree urbane dovranno essere alimentati soltanto con carburanti alternativi.
Questo è un altro modo per dare una risposta concreta, cooperativa. Questo passaggio è condiviso con le regioni, lo approveremo. Scusate, non metto il cappello su nulla. Il MIT lo porterà ad approvazione con la nostra collaborazione d'intesa con le regioni. Questo è uno scenario, vi ho voluto dare degli elementi, perché io faccio amministrazione, sono potere esecutivo, di cosa stiamo concretamente facendo. Su questo abbrivio, nel continuare le riflessioni che vi ho fatto sui temi della mobilità, noi stiamo adottando ulteriori soluzioni concrete. Abbiamo un protocollo importante con l'Arma e con le capitanerie perché nelle aree protette girino soprattutto auto elettriche per l'impiego delle funzioni di vigilanza e o in taluni casi necessitati, ci stanno dei luoghi un po' più impervi degli altri, magari ibride, proprio non solo perché svolgano i loro compiti di istituto, ma che svolgano funzioni di monitoraggio e osservazione di quegli ecosistemi che sono particolarmente, consentitevi, sono degli indicatori biologici dei cambiamenti in corso e quindi loro ci monitoreranno questi scenari, ma soprattutto ne promuoveranno l'uso, perché grazie al grande lavoro fatto nel sistema delle aree protette, c'è qui accanto a me la dottoressa Giaradano, un po' il riferimento istituzionale dell'intero settore, nelle aree protette abbiamo un flusso di crescita del turismo e quindi sono situazioni, abbiamo fatto delle riflessioni, pure io le dico, le ironizzo per non prenderci troppo sul serio, quasi un po' psicanalitiche. Insomma, il turista che va, la persona interessata a quegli equilibri naturali è più sensibile a certi messaggi e probabilmente noterà con un occhio particolare, saranno meno invisibili vedere in giro nei compiti di istituto di vigilanza ordinaria una macchina dell'Arma o delle capitanerie che una macchina elettrica che magari dietro ci abbia scritto stop CO2. È un elemento di sensibilizzazione, di promozione, su cui io richiamo la vostra attenzione perché è uno sforzo concreto. Infine, sta per uscire in questi giorni, in queste ore, un bando col quale vorremmo dare un segnale di incentivazione ai comuni, facendo uno sforzo pazzesco, passeremmo dai comuni, in passato abbiamo dedicato le attenzioni ai comuni di oltre 100.000 abitanti, scendiamo a 50.000 a parità di struttura, quindi uno sforzo abnorme, vuol dire passare da 44 aree urbane a 150, cioè si triplica il lavoro, perché si valorizzino tutti quegli strumenti essenziali, ma questo è tema che affrontiamo frequentemente con gli amici dell'ISPRA, gli strumenti essenziali alternativi all'uso dell'autovettura privata. Perché è vero che l'autovettura privata viene usata perché il trasporto pubblico funziona poco di più, ma è un cane che si morde la coda. Nel frattempo le condizioni di invivibilità del paese aumentano e a mio personale parere, quindi non impegno l'istituzione che rappresento, se non si affronta il nodo dell'abnorme numero di autovetture, noi siamo recordman di Europa, anzi scusate, siamo secondi in classifica dopo il Lussemburgo che è grande come un quartiere romano, noi abbiamo 38 milioni di automobili pari a 630 autovetture ogni 1.000 abitanti, compresi bambini, neonati, centenari, gente malata, insomma è un numero esagerato e io riterrei che non cambi granché la qualità di vita, e ingaggio Stefano e Alessandro che hanno l'elemento del mettere a terra i problemi. Se sto un'ora sulla tangenziale con la macchina elettrica o con la macchina diesel, la mia qualità della vita è opinabile allo stesso modo. Noi dobbiamo affrontare questo tema e quindi noi incentiveremo la realizzazione di ciclovie. Io amo chiamarle così, cioè non è la passeggiata nel parco, spazi per l'impiego delle biciclette, spazi protetti e sicuri per l'impiego delle biciclette in alternativa alle vetture,
per sharing mobility, fenomeno in grande crescita, e quindi vorremmo incentivarlo, e per rilanciare il ruolo dei mobility manager. Anche qui, consentitemi la battuta, noi ci rivolgeremo agli uffici pubblici, però anche questo è un tema che meriterebbe un'attenzione parlamentare, anche per quanto attiene a un investimento dell'impresa privata. C'è un gran parlare, a volte mi pare poetico, della responsabilità sociale d'impresa. Credo che una media grande impresa si debba far carico dei problemi degli spostamenti. Non vuol dire pagarli dei propri dipendenti, vuol dire razionalizzarli, perché se una quota importante di dipendenti di un'azienda privata vengono dallo stesso quartiere e vanno nello stesso posto di lavoro, forse si può razionalizzare quel tipo di mobilità. Abbiamo esperienze diffuse e non è vero che c'è un esempio che fa il professor Ratti. Quando lui si è occupato di questo tema a New York, tutti hanno detto per l'americano la macchina è uso singolo, cioè perdi tempo. Lui si è studiato, ho letto, i flussi da Manhattan all'aeroporto. Esplosa Uber Pool, perché con una flessibilità del 10%, pagando metà biglietto, gli americani, individualisti, non molò, hanno scelto di corsa e ci abbiamo avuto l'esplosione del tassi condiviso. Allora probabilmente certe banalizzazioni, anche prodotto di un paese che è stato un po' colonizzato dalla cultura dell'autovettura, forse dovremmo provare a superarle insieme. Segnalo un dettaglio, non state parlando con un anziano, io ho la macchina, ho la macchina, benzina, normale, cioè non sono di quelli che gira poeticamente col monopattino elettrico, no. Però la condizione di invivibilità della mobilità urbana nelle nostre città ormai è un dato imprescindibile. O si adottano soluzioni pari all'emergenza che viviamo, se no è tema da convegni senza soluzione. Segnalo agli addetti ai lavori, e poi all'inizio si segnalava il Presidente, salutava alcuni parlamentari, che tra le giovani generazioni sta crollando la patente. Cioè, quando io ero giovane ero un po' meno maschio se a 18 anni un giorno non ero davanti all'autoscuola, perché poi la sera non uscivo con nessuna ragazza se non avevo la macchina. Questa roba sta crollando nelle giovani generazioni. Cioè, adesso è cool, io ci ho messo un mese per capire che vuol dire, e un giovane non abbia la patente, non abbia la macchina. A livello di sharing mobility, le percentuali di uso della sharing mobility a Milano e anche a Roma sono assolutamente interessanti. Noi dobbiamo intervenire adesso, oggi, per stimolare soluzioni alternative dove non si identifica identitariamente. Consentitemi una battutaccia. Ogni tanto, quando fanno dei servizi, guardate, credetemi, sto parlando solo di mobilità, non la interpretiamo forzosamente. A volte vedo una strana similitudine tra noi e i campi rom, perché ci hanno delle catapecchie con delle macchine bellissime. Ecco, io non vorrei che noi rimaniamo prigionieri di un retaggio, che siamo qualcosa nella società condivisa se abbiamo la macchina bella. Quella roba lì sta crollando tra i giorni, non è uno status symbol, è una fonte di problemi che vanno razionalizzati. Per proprio tutto quello che vi dico è proprio per non criminalizzarla, quella roba lì va razionalizzata e resa compatibile con la sostenibilità possibile. O chiudo con un'ultima notazione, perché qui è emersa. Segnalo il grande exploit dell'adozione dei criteri ambientali minimi da molte aree urbane. Anche questo è un tema che merita un'attenzione, perché assicurare l'economia circolare nell'acquisizione di beni e servizi della pubblica amministrazione a livello ampio, a livello delle grandi stazioni appaltanti, che sono le grandi città, vuol dire dare un contributo concreto, effettivo, sia in termini di acculturazione, sia in termini di effetti di quei temi di cui parlava Bratti all'inizio del suo intervento, quando ci parlava delle criticità. Naturalmente, anche su questo, il Paese è un po' diviso a metà, ed è bene che questa sede sappia
Nel senso che c'è chi pensa che le certificazioni ambientali siano un costo, non capendolo l'assoluta rilevanza per tutelare il prodotto italiano. Per cui ho avuto nello spazio di pochi giorni due incontri, non dirò con quale grandissima associazione, che in una sede a livello nazionale mi ha segnalato quanto è rilevante il costo delle certificazioni, e poi delle cuspidi di queste associazioni, di una parte d'Italia molto competitiva, dicevano una certificazione sola è poca, meglio due, perché noi dobbiamo, siccome i nostri prodotti sono certificati e qualificati, se l'amministrazione deve comprare 100.000 banchi di scuola che abbiano quei requisiti, non potendo fare i carotaggi col trapano di ogni banco, le componenti del banco, dispongano di certificazioni idonee. Se no ci apriamo a mercati diversi dal nostro, in grado di produrre quei beni a minor costo e la cui qualità non è certificata. Ecco, questa è la panoramica e mi scuso che mi sono dilungato.